It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi ha sempre affascinato, anche se da piccolo ne ho avuto molto paura. Oggi vi parlerò dei vampiri. La leggenda delle terribili creature notturne, bramose di sangue umano, sono leggende che si tramandano in molte delle civiltà che si sono susseguite nei secoli. Il mondo romano non fa nessuna eccezione. La tradizione romana parla della Strix, in italiano strige. La strige era un essere femminile che, oltre a nutrirsi del sangue di uomini adulti o di bambini, si cibava anche di cadaveri. A differenza dei vampiri che conosciamo noi oggi nei film, questo vampiro non era un non morto tornato dall'oltretomba, ma era una donna trasformata in vampiro tramite un sortilegio. La tradizione greca chiama questi vampiri lamie. Le lamie sono esseri mostruosi che si inebriavano nel bere il sangue dei bambini oppure quello di giovani uomini dopo sfiancanti rapporti sessuali. Il mito della Strix sopravvisse sfortunatamente per le donne nella cultura latina. Durante la caccia alle streghe, infatti, una delle accuse più frequenti era quella di bere il sangue dei bambini. La parola sopravvisse anche nella cultura rumena, dove i vampiri, oltre che come Nosferatu, sono identificati con la parola strigoi, i famosi gargoi di Notre Dame. La superstizione nei confronti dei vampiri crebbe a tal punto da far nascere una grave isteria collettiva, che in alcuni casi portò a piantare paletti nei cadaveri e ad accusare alcune persone, anche innocenti, di vampirismo. Uno dei casi più famosi di vampirismo fu quello di Elizabeth Bathory, la sanguinosa contessa, come era conosciuta. La sua storia inizia nell'Ungheria del XVI secolo. Questa contessa era una delle assassine più spietate. La sua storia è uno dei racconti più impressionanti sul vampirismo. Elizabeth era stata la donna con il maggior numero di crimini nella storia dell'umanità. I pochi documenti ritrovati, risalenti a quel tempo, affermano che era ossessionata per la giovinezza e la bellezza e che aveva come unico obiettivo nella sua vita la ricerca dell'eternità. Secondo le indagini, la contessa, aiutata dai suoi sudditi, uccise più di 650 persone. In base ai dati storici, le sue vittime erano le ragazze del posto. La contessa prendeva le sue vittime e le smembrava per prendere tutto il loro sangue, per poi lavarsi con il sangue delle povere malcapitate. La contessa credeva che il sangue giovane potesse tenerla in uno stato immacolato. Col passare del tempo e le voci che giravano sulle hobby oscure della contessa, la contessa fu arrestata e portata in giudizio. Venne condannata per gli omicidi commessi. Come punizione venne murata viva, rimanendogli solo uno spazio per far entrare il cibo e aria. E naturalmente quella fu la fine della sanguinosa contessa. E se parliamo di vampiri, come non parlare del vampiro più famoso al mondo, Vlad Tepes, l'impalatore. Vlad III nacque il 2 novembre del 1431. Era il figlio secondogenito di Vlad II. Nel 1387 Vlad II divenne membro dell'Ordine del Drago, un ordine cavalleresco fondato per proteggere il cristianesimo nell'Europa orientale. Il simbolo era appunto un dragone prostrato, con la coda avvolta attorno al collo. Sulla schiena del dragone si trovava una croce che simboleggiava il trionfo del Signore sul maligno. Da questo simbolo
la famiglia prese il nominativo di Dracul, che in rumeno significa drago o anche diavolo. Da quel momento Vlad II usò il simbolo del drago sulle monete e sui vessilli di guerra. Dopo un po' di tempo però, fra i sudditi iniziarono a girare voci di un sospetto patto con il diavolo. Nel 1447 Vlad II fu ucciso per ordine di Jankun di Unendor, sovrano della Transilvania. Dracula, Vlad III, dopo essere stato prigioniero dei turchi, nel 1456, con l'aiuto della Transilvania, tornò sul trono della Valacchia. Al fine di imporre l'onestà e la giustizia come valore, Vlad III usò l'impalazione come punizione, impalando non solo ladri, ma anche gli infedeli e i turchi. Di certo Vlad non si limitò all'impalazione, ma usava anche tagliare mani e piedi, oppure prendeva i nemici o gli infedeli e li bolliva vivi. Si dice anche che Vlad, Dracula, avesse l'abitudine di bere del sangue nelle notti di luna piena. Sangue strappato via da giovani donne, vergini. Nel 1476 anche il suo regno di terrore finì. Secondo alcuni studiosi, Dracula fu ucciso e decapitato dagli ottomani durante una battaglia e la sua testa fu inviata a Costantinopoli come un macabro trofeo da guerra. Sinceramente, io non ho mai creduto ai vampiri. Però voglio portarti a fare una riflessione. Se i vampiri non esistono, perché nelle antiche civiltà ne hanno sempre parlate e ne erano terrorizzate? Tuttora oggi se ne parla e molta gente ne ha paura. Come sempre, l'ultima parola spetta a te. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Io ti aspetto sabato prossimo per un altro video.